Eccoci arrivati. Così. Luca Marrone, intanto grazie per averci aperto le porte della tua nuova casa. Grazie, è un piacere. Noi sappiamo che la tua esperienza, la tua avventura al Monza è iniziata con un frenetico conto alla rovescia. Come hai vissuto questi ultimi minuti di calciomercato? Beh, è stato tutto, come hai detto tu, frenetico e ero lì già dal pomeriggio, quindi è stata anche proprio una giornata lunga e impegnativa, ma per fortuna si è risolta bene e sono contento di essere qui. E Adriano Galliani ci ha confessato che hai accettato anche una riduzione di ingaggio pur di iniziare, ecco, questa nuova esperienza. Sì, io volevo venire a tutti i costi qua a Monza, una società organizzata, seria, e niente, quindi ho accettato tutto quello che mi diceva il dottor Galliani, l'ho accettato. Non c'è stata altra scelta. Dopo l'esperienza dello scorso anno al Crotone, ritrovi Giovanni Stroppa quest'anno al Monza. Quanto ha inciso la presenza del mister in panchina? Beh, il mister è stato fondamentale nella trattativa. Io volevo assolutamente venire qua e lui è stato un valore aggiunto in tutto questo per far sì che alla fine si è arrivato in questa società così ambiziosa. E dopo la retrocessione dello scorso anno, quanta voglia di riscatto c'è? Tanta, perché l'anno scorso è stata una stagione negativa, quindi quest'anno voglio riprendermi quello che ho perso l'anno scorso e credo di essere nel posto giusto, nel momento giusto. Quest'anno siete tra le favorite. E questo rappresenta nel lavoro quotidiano una responsabilità, uno stimolo o una pressione? Secondo me rappresenta uno stimolo in più a cercare di far bene. Sappiamo che siamo una squadra forte, con giocatori forti per la categoria, quindi non ci nascondiamo, sappiamo che dobbiamo lavorare per cercare di raggiungere l'obiettivo che abbiamo. Quest'anno c'è stato un grande mercato, c'è stato soprattutto un grande acquisto, Gigi Buffon. Cosa può rappresentare la sua presenza in questo campionato, nel campionato di Serie B? È un giocatore importante, quindi porta attenzione mediatica nel campionato, è una figura di prestigio e sono contento poi di ritrovarlo in campionato. Tra le altre cose sappiamo che quando eri molto giovane alla Juve hai già condiviso lo spogliatoio con Buffon. Cosa può rappresentare? Quali emozioni si provano a ritrovarlo come avversario, tra l'altro in una squadra che anche lei è tra le favorite? Sì, sono contento di ritrovare Gigi, che è un grande giocatore, un grande esempio sia dentro che fuori dal campo, quindi mi fa molto piacere. Però ecco, quest'anno dobbiamo essere noi quelli a salire in Serie A, poi se ci saranno anche loro, buon per lui, ma dentro al campo non ci sono amici. In carriera segni 72 presenze in Serie A, tra i tanti obiettivi c'è quello di infrangere il muro delle 100 con il Monza? Sì, sicuramente è un obiettivo che mi sono posto. L'obiettivo adesso è quello di andare in Serie A. Sappiamo che non sarà facile, però ecco, lavoriamo ogni giorno per cercare di raggiungerlo, questo sogno che abbiamo. Invece dal ruolo di centrocampista a difensore centrale, questo pensi che possa rappresentare un'evoluzione definitiva oppure credi di poter rappresentare un jolly in base alle esigenze del mister? Adesso sono tanti anni che gioco da difensore, quindi mi sento difensore a tutti gli effetti. Poi è chiaro, nelle emergenze cerco di farmi trovare pronto a quello che chiede l'allenatore, però io personalmente mi sento un difensore. A proposito di vittoria del campionato, dopo queste tre giornate, quale altra squadra può essere considerata tra le favorite secondo te? Ci sono tante squadre attrezzate come noi. Però ecco, vista la partenza ti posso dire magari il Pisa, il Brescia, oltre alle note Parma, Benevento, Crotone, comunque le retrocesse dalla Serie A, sono tutte squadre importanti, ma se la dovranno vedere con noi. Da torinese e dopo soprattutto aver fatto tutta la trafila delle giovanili con la Juventus, come vedi questo inizio un po' claudicante di quest'anno? Mi dispiace perché a Torino ho comunque tanti amici, tanti ragazzi con cui ho giocato qualche anno fa, però sono convinto che alla fine si riprenderanno perché sono ottimi giocatori e l'ambiente Juve ti porta comunque a lottare sempre per il vertice. E secondo te quest'anno la vittoria dello scudetto per quanto riguarda la Serie A?
Vedo favorita ancora l'Inter, però ecco anche le altre squadre tipo Roma, Napoli, il Milan stesso, penso che possano arrivare fino in fondo e mi auguro anche la Juve.